Beh, non potevo perdere l'occasione, è l'occasione della mia vita questa. Finalmente a Cagliari, l'ho inseguita per un sacco di tempo, oggi ha ritirato un premio qui che la Ferrini, la Polisportiva Ferrini ha messo a disposizione. La prima, l'unica anche donna sarda che ha disputato le Olimpiadi. Ciao Francesca Deida. Ciao a tutti. Come stai? Bene. Adesso dopo questa esibizione un po' affaticata, però bene. Allora, la prima cosa che noto è che il tuo accento sta cambiando. Sì. Perché? Perché non ci sono mai qua, ma in Sardegna ormai... Che accento stai prendendo? Ma mi dicono genovese, mi dicono che sembro... In effetti un po'... Però dai, ci sta bene, noi siamo anche un po' affezionati ai liguri noi. Sì, io sono stata un anno e mezzo a Savona poi. Per quello. Ci sta. Ascolta, stai faticando, mi risulta, vero? Sì, diciamo di sì. È un periodo di allenamento estremo, perché che cosa ci aspetta questa stagione? Dove dobbiamo andare? Dopo le Olimpiadi, cosa dobbiamo fare? Le Olimpiadi, adesso 2 settimane fa ho fatto Coppa Europa. È andata bene? È andata benissimo. E fra 2 settimane campionati italiani con le Fiamme Oro e la Promogest. E poi mi aspetta un mese di allenamento prima dei Mondiali di Budapest. Quindi un'altra avventura internazionale per Francesca Deida. Tu sei l'unica del mondo acquatico, sì. La prima donna sarda acquatica ad essere andata alle Olimpiadi, ce lo devi raccontare. Ve lo devo raccontare? Guarda, brevemente, perché ci sarebbe tanto da dire, però. In realtà tanti mi chiedono, ma com'è stato? È indescrivibile, secondo me è un'emozione che se non si prova non si può capire. Cioè, essere là in mezzo a tutti gli sportivi di tutto il mondo e al villaggio olimpico, cioè, non lo so, non te lo so davvero descrivere. A me bastano le tue parole, il tuo sguardo, quasi mi viene da piangere, però. Sì, ci ripenso anche a me, quindi. È l'esperienza, sicuramente l'esperienza più bella della tua vita. Sì. Questo è la cosa che augureresti a tutti quanti gli sportivi. Tutti. Infatti, inseguite sempre i vostri sogni. Allora, noi quando tu facevi le qualificazioni, noi abbiamo organizzato, abbiamo cercato di dare il nostro supporto per la tua qualificazione. Ci hai sentiti da lontano? Io ho sentito, vedevo su Facebook, su tutti i social, vedevo tutto l'appoggio che avevo dalla Sardegna, dall'Italia, da tutto, e quello mi ha aiutato. Allora, la tua carriera io spero che sia ancora lunghissima. Speriamo. Spero un giorno di vederti qui insieme alla tua allenatrice Nanu Abate, che salutiamo. Ciao. Magari dopo la peschiamo in mezzo al pubblico. Ma magari sì. Spero che un giorno tu possa tornare qui per insegnarci. Le cose che tu stai provando. C'è un futuro da allenatrice per te? Oddio, non lo so, perché credo che per come sono fatta io sarei troppo cattiva. Io sono molto perfezionista e forse lo pretenderei troppo anche dagli altri. Quindi non so se alle bambine converrebbe avermi come allenatrice. Però se poi dovessero arrivare i risultati, no, com'è? Per carità, io lo sono arrivati per te. Paga sempre. Ecco, fate memoria di questa... Il lavoro ripaga sempre, lei ne è la controprova. Io so che sei ricchissima di impegni, quindi ti ringrazio per questa opportunità. Grazie. È un onore. Francesca Deida con Corrado Sorrentino, ciao! Ciao.